Buongiorno a tutti cari amici di Binomania, oggi è giunto il momento di parlarvi di uno dei telescopi più venduti al mondo. Io possiedo la versione vintage che era disponibile verso la metà degli anni 90. Si tratta del Celestron Celestar 8 che all'epoca costava 4 milioni di lire. Vi parlerò della mia esperienza e degli accessori utili da utilizzare con uno Schmidt Cassegrain da 8 pollici. A tra poco! La storia che portò alla creazione degli Schmidt Cassegrain è molto interessante. Nel lontano 1954 Alan Hale e Tom Johnson progettarono il primo Schmidt Cassegrain che venne lanciato sul mercato nel 1966, dopo alcuni perfezionamenti. Si trattava di uno splendido modello da 200 mm di diametro con una lunghezza focale di 2000 mm. Il modello che potete vedere di fianco a me è il Celestar 8, mantiene tradizionalmente le stesse caratteristiche. Il primario è aperto a F2 e il secondario di conseguenza ingrandisce 5 volte. La lunghezza focale inoltre permette di ottenere un compromesso con la notevole ostruzione e con il campo utilizzabile. È oltremodo sconveniente tentare di diminuirla l'ostruzione anche a causa del paraluce interno situato al centro del primario. Se si scendesse infatti al di sotto del 25%, i paraluci interni potrebbero creare delle forti vignettature. In ogni modo, seppur con una ostruzione dello 0,34%, il Celestron C8 se la cava egregiamente se confrontato con altri Schmidt Cassegrain commerciali di quell'epoca. Quando decisi di acquistare un altro telescopio, infatti fui attratto in modo particolare dalla sua grandissima trasportabilità. Pensate che con un peso piuma di soli 17 kg permette agevolmente di spostarsi da una parte all'altra del luogo di osservazione o di essere comodamente trasportato anche dentro una piccola utilitaria. Riguardo lo star test di questi esemplari, per i più tecnici posso confermare che il disco di Airy mostra anelli di diffrazione molto brillanti, mentre attraverso il reticolo di Ronchi si evince dall'analisi delle frange una lievissima aberrazione sferica. La forcella totalmente in alluminio si è dimostrata affidabile nell'uso prettamente visuale. L'unico difetto è da rilevarsi nella impossibilità di regolare l'altezza delle gambe del treppiede. Questo costringe l'osservatore a stare seduto nella maggior parte dei casi e chi ama l'osservazione diretta dovrà, con soggetti molto alti sull'orizzonte, inginocchiarsi in terra o assumere pose da contorsionista. Per questo motivo utilizzo una sedia della Geoptic che è perfettamente regolabile e trasportabile in base alle vostre esigenze. La manopola dell'ascensione retta è molto affidabile, la stessa cosa non si può dire per quella della declinazione, poiché dopo poche ore di utilizzo richiede una sana regolata con una piccola pinza. Lo smontaggio comunque della forcella e della testa è molto rapido. Sotto la base equatoriale infatti sono situate tre viti e svitando le due più in basso si può tranquillamente sfilare il telescopio dal treppiede avendo l'accortezza di allentare leggermente la prima vite. Tutta l'operazione può essere eseguita da una sola persona poiché il tubo con la forcella pesa soltanto 10 kg. Il motore in ascensione e la pulsantiera sono compresi nel prezzo. La pulsantiera, a differenza di quanto era citato all'epoca su una nota rivista del settore, permette non solo la correzione micrometrica per l'astrofotografia, ma anche di farsi un giretto lungo la Via Lattea o da un cratere all'altro. Basta avere l'accortezza di tenere premuto ad esempio il pulsante sinistro e schiacciare poi successivamente il pulsante destro. Il motore in declinazione è opzionale, l'ho acquistato nel mercato dell'usato qualche anno fa. Se volete utilizzare una pila da 9 volt è sufficiente aprire il coperchio che contiene appunto la batteria, oppure è possibile collegare il C8 a una presa tramite il convertitore di corrente, anch'esso opzionale, che permette di utilizzare una classica batteria da 12 volt. Personalmente invece mi avvalgo di una power bank della Celestron che risulta decisamente più apprezzabile anche per le altre funzioni. Per quanto riguarda la procedura di collimazione è abbastanza semplice.
Dopo aver fatto adeguatamente ambientare il telescopio alla temperatura esterna, si osserverà l'immagine fuori fuoco di una stella molto alta sull'orizzonte ad alti ingrandimenti, almeno due volte il diametro dell'obiettivo espresso in millimetri. Se gli anelli di diffrazione non dovessero essere concentrici, si agirà sulle viti poste sullo specchio secondario. Vi raccomando di operare con delicatezza perché le tre viti del supporto del secondario sono molto sensibili. La lastra correttrice inoltre ha una predilezione ad appannarsi, soprattutto nelle notti più umide. Consiglio vivamente l'acquisto o la costruzione di un paraluce per la condensa. Io possiedo quello originale venduto da Celestron. All'epoca la dotazione di serie era abbastanza scarna. Un diagonale di media qualità e un cercatore 6x30 che rendeva abbastanza difficoltosa l'osservazione degli oggetti poco luminosi. C'era anche un Kellner da 25 mm che, a parte un'insufficiente resa ai bordi del campo, svolgeva discretamente il suo lavoro. Attualmente prediligo per motivi di velocità un diagonale Bader con zoom sempre della Bader, in questo caso è il Mark III. Vi ricordo che attualmente è disponibile la nuova versione Mark IV. Mentre per le mie osservazioni lunari e planetarie, ormai è d'obbligo l'utilizzo di un visore binoculare, quasi sempre con oculari ortoscopici. Per bilanciare il telescopio utilizzato con accessori pesanti, ho acquistato pochi anni or sono l'ottimo sistema di bilanciamento venduto da Geoptic, che, come vedete, funziona egregiamente ed è oltretutto molto rapido da regolare e da fissare. Il vero tallone di Achille del Celestar 8 erano le vibrazioni. Per questo motivo ho deciso di utilizzare tre supporti antivibrazioni che funzionano al meglio sotto la pavimentazione. In ogni modo, senza questi accessori, osservando i pianeti e la Luna con un PLOS da 10 mm, quindi a 200x, e dando il classico colpetto sul treppiede, ho calcolato uno smorzamento delle vibrazioni di 4-5 secondi, che diminuiscono a 2 secondi grazie all'utilizzo di questi piccoli supporti. Come avrete quindi compreso, all'epoca era venduto principalmente per le rapide sessioni osservative, che è poi lo scopo per cui lo possiedo ancora dopo 25 anni. Tuttavia ho quasi totalmente ridotto il problema delle vibrazioni grazie all'utilizzo di un focheggiatore elettronico della GIM MI che ha un consumo energetico veramente irrisorio. Penso che molti di voi ora saranno curiosi di sapere cosa si vede in uno Smith Cassegrain da 8 pollici. Per quanto riguarda le osservazioni lunari, il C8 non può certamente offrire le immagini di un Maxutov Cassegrain non commerciale. Si potrebbe sensibilmente aumentare il contrasto costruendolo con una lunghezza focale di 3000 mm, ma questo priverebbe il Celestar 8 della sua tradizionale universalità. Paragonato a un rifrattore da 10 cm, nella specie un Vixen 102, nelle serate più ventose il rifrattore offre delle immagini più contrastate, ma nelle serate medie, in quelle perfette, molto rare purtroppo qui nella mia valle, il C8 consente un dettaglio e un contrasto superiore che calcolo di circa il 25%, disturbato però da un leggero tremolio. C'è anche da dire che la Luna è un oggetto molto contrastato e quindi la grande ostruzione del C8 si nota meno che nell'osservazione planetaria. Parlando di dettagli lunari interessanti, vi posso confermare che la rima Alphonsus è ben visibile a 200 ingrandimenti e anche i craterini piroclastici all'interno dell'omonimo cratere sono facilmente osservabili. La Rupes Recta, la rima Birt, la rima Galilea e la rima Marian sono quasi sempre facilmente visibili, soprattutto attraverso un filtro giallo chiaro che ne aumenta il contrasto. Non sono mai riuscito a osservare invece totalmente la rima Sheepbanks e mi ha concesso di essere visibile per la quasi totalità della sua struttura la rima all'interno della Vallis Alpes, ma come sapete in questo caso è necessario godere di un ottimo seeing, quindi poca turbolenza, e anche di una precisa collungitudine lunare al terminatore durante la serata in cui si tenterà l'osservazione. Negli anni vi posso dire che soltanto in rare occasioni sono riuscito a utilizzare con profitto i 400 ingrandimenti. Di norma il nostro satellite naturale può essere osservato tra i 250 e i 300x. La maggior parte delle volte in cui si osserva si possono vedere particolari che non sono presenti neppure nell'ottimo atlante lunare, come ad esempio i microcrateri all'interno di Theophilus. Anche nell'osservazione planetaria il seeing è fondamentale.
Osservando Giove, ad esempio, in una serata di buon singhe con una buona esperienza osservativa, è possibile discernere la grande macchia rossa, talvolta con delle variazioni di colore. Si percepisce inoltre la SPR, la STZ, la SEB, la NEB, la NTB, la NNTB e infine la NPR. Talvolta sono riuscito a percepire anche l'IB. Consiglio sempre l'utilizzo di un visore binoculare perché la percezione di dettagli fini con entrambi gli occhi è superiore. Saturno svela invece la divisione di Cassini e le sottili differenze di colore nell'anello B. Si vede spesso anche la discontinuità nei pressi dell'anello A. Invisibile però la divisione di Encke. Marte invece mostra sempre le calotte polari e i vari dettagli ben evidenti come ad esempio il Mar della Sirte. Parlando delle prestazioni del C8 nell'osservazione delle stelle doppie, che non è il suo campo prediletto, sono riuscito varie volte a separare Gamma Andromeda, che è una doppia da 0,55 secondi d'arco. Questo grazie a un ortoscopico da 4 mm di alta qualità e come sempre un ottimo seeing. Per migliorare l'ambientazione termica in questo genere di osservazioni utilizzo un accessorio della Geoptic che penso non sia più in vendita, ma che era in grado di ambientare rapidamente l'aria all'interno del tubo ottico, che vi ricordo è chiuso dalla lastra correttrice. Il Celestron Celestar 8 si presta molto bene anche alle osservazioni del cielo profondo, a patto di dotarlo di un valido diagonale a specchio di un oculare da 2 pollici, che consente un ottimo ingrandimento per sfruttare una pupilla di uscita media, adatta nel mio caso al cieli medio inquinati. Esporrò soltanto le osservazioni fatte al giardino di casa, quindi nelle prealpi, con visibilità occhio nudo della quinta magnitudine. Ovviamente sotto cieli molto più bui gli oggetti visibili saranno molti di più, ma così dicendo potrei deludere l'astrofilo che è solito osservare nel giardino di casa o sul monte a pochi chilometri dalla propria città. Utilizzando un filtro all'ossigeno 3 per ammirare la nebulosa di Orione, la visione è quasi fotografica, ovviamente in bianco e nero. Invece M1, la nebulosa del granchio, è visibile senza filtro come una fioca nuvoletta tonda. Devo dire che è particolarmente impossibile scorgere all'interno di questo cercatore 6x30. M57 invece è poco contrastata, mentre a 81 ingrandimenti si può osservare la compagna di M31 NGC205. Anche M81 ed M82 si osservano facilmente, mentre M51 e M101 sono molto evanescenti. Ricordo però che tutto questo è osservabile dal giardino di casa senza nessun filtro LPR. Per quanto riguarda gli ammassi stellari, M13 nella costellazione di Ercole sembra proprio l'ammasso stellare fatto per questo telescopio, mentre per una corretta visione del doppio ammasso di Perseo occorre almeno un oculare grandangolare da 2 pollici. Sotto un cielo inquinato, però, utilizzando ingrandimenti nell'ordine della cinquantina di volte, si schiarisce troppo il fondo cielo a discapito dell'osservazione. Questo comunque non disturba la visione delle galassie sotto un cielo di alta montagna. Ricordo infatti che la magnitudine teorica raggiungibile dal C8 è pari a 13. È giunto adesso il momento di parlare rapidamente dei pregi e dei difetti del Celestron Celestar 8. Tra i pregi posso citare la ottima universalità di utilizzo, è infatti un ottimo strumento per le osservazioni lunari. Concede di essere utilizzato e personalizzato con decine e decine di accessori, si presta inoltre alla fotografia astronomica classica e a quella planetaria. La versione Celestar inoltre era molto trasportabile, comodo anche con l'utilizzo di una buona sedia regolabile e un bel diagonale. Per quanto riguarda i difetti, la versione Celestar, come avrete capito, aveva una montatura un po' sottodimensionata. Il sistema di inseguimento inoltre era appena sufficiente, anche se molto funzionale e duraturo. Il motore in declinazione era opzionale, non raggiunge inoltre le prestazioni ottiche di un rifrattore apocromatico dal diametro inferiore per quanto riguarda il contrasto e la nitidezza a causa dell'ostruzione centrale. Si ambienta la temperatura esterna e le variazioni di temperatura molto più lentamente di un refrattore, ad esempio dotato di un doppietto da 128-130 mm di diametro. Spesso mi scrivono i lettori chiedendomi che cosa controllare nel mercato dell'usato. Io baderei innanzitutto a verificare l'integrità delle ottiche, ma anche il sistema di messa a fuoco. Verificate infatti che non ci siano spostamenti delle immagini durante la focheggiatura. La collimazione è ininfluente perché, come avete visto, sarà sempre possibile ottimizzarla. Non sono un fattore estremo del vintage, ma la mia esperienza mi porta a ritenere che molti tubi ottici degli anni 80 e 90 avessero un'ottima qualità ottica. La reale differenza rispetto ai prodotti più recenti si ha soltanto nella trasmissione luminosa, visto che i nuovi trattamenti antiriflesso sono più performanti. I tubi ottici all'epoca, ma anche adesso più ricercati, erano quelli della versione ultima e la ultima 2000.
Un Celestarotto come questo potrebbe valere ancora dai 600 agli 800 euro, molto dipenderà anche dagli accessori utilizzati. Un tubo ottico invece si potrebbe trovare tra i 500 euro e gli 800 euro per i modelli più recenti. Questa video recensione un po' casalinga e atipica termina qua. Noi ci vediamo sempre sul canale YouTube e vi aspetto tutti i giorni sul sito ufficiale che è www.binomania.it. Un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti.